The sermon, Faith, was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday morning, August 13, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone Fede è stato predicato dal fratello William Marion Branham la mattina di domenica 13 agosto 1961 al Tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Well, you've got to use the faith of God to make it work. See, you've got your own resurrection inside of you. Your resurrection lays inside of you in your spirit. Ma voi dovete usare la fede in Dio per farlo operare, vedete? Quindi avrete la vostra stessa resurrezione dentro di voi. La vostra resurrezione si trova dentro di voi, nel vostro spirito. I know when Jesus died on the cross, his soul descended into hell and preached to the souls that were in prison, that repented not the long suffering of the days of Noah. Ora sapete, quando Gesù morì sulla croce, la sua anima discese all'inferno e predicò alle anime che erano in prigione, che non si ravvidero nei giorni della pazienza di Noè. His body went into the grave, but before he died, he committed his spirit into the hands of God, into the hands command my spirit. So you see, his spirit went to God, his soul went to hell, his body went to the grave. Il suo corpo andò nella tomba, ma prima di morire egli affidò il suo spirito nelle mani di Dio, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi, vedete, il suo spirito andò a Dio, la sua anima andò all'inferno, il suo corpo andò nel sepolcro. That spirit in sundry times and divers manners anointed the prophets to bring the message to the people. In the last days through Christ, now in these days here, through the gospel. Ora, quello spirito che era in lui era lo spirito di Dio. Quello spirito in tempi antichi e diverse maniere unse i profeti per portare il messaggio alle persone negli ultimi giorni tramite Cristo ed ora in questi giorni qui attraverso il Vangelo. Now, when we receive Christ into our heart, there's all that we have need of. There's eternal life. Ora, quando riceviamo Cristo nel nostro cuore, ecco tutto quello che ci serve. Ecco vita eterna. Now Christ could not come back until 3 days was fulfilled, because his spirit was behind a screen, like a bar, like this, that he could not cross over that bar because it was the spoken word of God that he was to lay in the grave for 3 days and 3 nights. Ora, Cristo non poteva tornare finché fossero adempiuti 3 giorni, perché il suo spirito era dietro uno schermo, come una sbarra, così che egli non poteva attraversare oltre quella sbarra, perché era la parola di Dio parlata, che egli dovrà rimanere nel sepolcro per 3 giorni e 3 notti. Now he could not come back until that 3 days and nights was up. Then when the 3 days and nights was up, his spirit was loosed. It went directly to his soul, and his soul came back and picked up the body and fulfilled what he said, I have power to lay my life down. I have power to take it up ever. I have power.
Ora, egli non poteva tornare prima che quei 3 giorni e notti fossero finiti? Allora, quando finirono i 3 giorni e notti, il suo spirito fu liberato, andò direttamente dalla sua anima, e la sua anima tornò e raccolse il corpo e adempì quello che aveva detto: ho potere di deporre la mia vita, ho potere di riprenderla di nuovo, ho potere. Now, each one of you have power the same way because you are sons and daughters of God. And the very Spirit that's in you this morning, the Holy Spirit that's in you this morning, that same Holy Spirit will raise you up. So you have power to raise yourself back up. Ora, ognuno di voi ha il potere allo stesso modo, perché siete figli e figlie di Dio, e lo stesso Spirito che è in voi stamattina, lo Spirito Santo che è in voi stamattina, quello stesso Spirito Santo vi risorgerà. Quindi avete potere di risorgere voi stessi. When you die, your soul will go into under the altar of God, right in the presence of God. Now your spirit will go to God, but you cannot come back. Quando morite, la vostra anima andrà sotto l'altare di Dio, non in proprio nella presenza di Dio. Ora il vostro spirito andrà a Dio, ma non potrete tornare. Remember the Bible said the spirit, the souls are on the altar crying, Lord, how long, how long? I could not return until the scriptures fulfilled. Like Christ cannot return until the scriptures fulfilled. Ricordate nella Bibbia, essa disse che lo spirito, le anime sotto l'altare gridavano: Signore, quanto ancora, quanto ancora? E non potevano tornare finché le scritture non fossero adempiute, e come Cristo non potevano tornare finché non fossero adempiute le scritture. And after the, all has been done, all the suffering's over, the brother has suffered the same things, or we've suffered like they suffered, and so forth, then on that day, you'll know exactly where you're buried, your spirit will be turned loose from God, and will come to the soul. Allora, dopo tutto quello che era stato fatto, la fine di ogni sofferenza, e i fratelli hanno sofferto le stesse cose, o abbiamo sofferto come hanno sofferto loro, e così via, allora in quel giorno saprete esattamente dove siete sepolti. Il vostro spirito verrà liberato da Dio e verrà nell'anima. Now the soul is that part of me who knows and understands your intelligence. You remember the vision I had not long ago, or the little translation went into that place and saw those people? Ora, l'anima è quella parte di voi che conosce e comprende, la vostra intelligenza. Ricordate la visione che ho avuto non molto tempo fa, o la breve traslazione. Sono andato in quel luogo e ho visto quelle persone. Spirit will come back to that body and that kind of a body, the soul, which is the body that does not have to eat and so forth. This earthly tabernacle will be dissolved. We have one already waiting, a celestial body. Ora, il vostro spirito tornerà in quel corpo, e quel tipo di corpo, l'anima, che è un corpo che non deve mangiare e così via. Se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende, un corpo celestiale. And with that spirit and that soul and celestial body, you'll raise up again this natural body for that great millennium. You have the power in you now to do that. Now. E con quello spirito e quell'anima e il corpo celestiale risorgerete di nuovo questo corpo naturale per quel grande millennio, vedete? Avete ora in voi la potenza per farlo, ora. But that power that you have in you now could make a new world. God doesn't have little weak spots and big heavy spots. It's powerful.
Ma quella potenza che avete ora in voi potrebbe creare un mondo nuovo. Dio non ha dei piccoli punti deboli e grandi punti forti che sono potenti. The least little touch of God is omnipotent. Amen. The least little touch of God. So you know, so I'm trying to get you in the faith now. Il più piccolo tocco di Dio è onnipotente, vedete? Il più piccolo tocco di Dio, quindi sapete, quindi sto cercando di farvi entrare nella fede ora. You know that something has happened to you as a Christian, do you know it? Amen. You used to ride down here in the muck with all of the muck and sin and drinking and gambling and things of the world. Sai che qualcosa ti è avvenuto come cristiano, lo sai? Eri solito andare avanti qui nel sudiciume, con tutto il sudiciume e il peccato e il bere e il giocare d'azzardo e le cose del mondo. Well, as soon as you believe that Christ forgave your sins, you raised up above that stuff. Ebbene, appena hai creduto che Cristo perdona i tuoi peccati, ti sei sollevato al di sopra di quella roba. Now you're right up here, the above all of it. Why? Because that you believe that you are a Christian. Then when you accepted Christ and the Holy Spirit came to you, then you had faith in the Holy Spirit that gives you power to ride above that kind of a life of sin. Ora stai passando quassù, vedi, sopra tutto ciò. Perché? Perché credi di essere un cristiano. Allora quando hai accettato Cristo e lo Spirito Santo è venuto in te, allora hai fede nello Spirito Santo che ti dà potenza di passare al di sopra di quel tipo di vita di peccato. Well, the only thing you have to do to ride higher into healing is just have more faith. Ebbene, ora, l'unica cosa che devi fare per passare più in alto nella guarigione è solo avere più fede, solo continuare a spingere fuori, vedete? Ed eccoti! Now you're sick and you're not a Christian, become a Christian right now so that healing power will come in you by becoming a Christian. And that'll give you faith to ride above sin. It'll give you faith in everything that you have need of in this journey is right in you now. Ora, poi se sei malato e non sei un cristiano, proprio ora diventa un cristiano, così che quella potenza di guarigione entri in te diventando un cristiano e quello ti darà fede di passare sopra il peccato, ti darà fede e tutto quello che ti serve in questo viaggio è proprio ora in te. And the only thing you have to do is have faith in God that pushes that good thing out of you. E l'unica cosa che devi fare è avere fede in Dio che tira fuori quelle buone cose che sono in te tramite lo Spirito Santo. Comprendete chiaramente ora? Lo afferrate? Billy told me last night, called me and said, come in this morning, especially for one person, come thinking we're having services this week of those seven. Credo che Billy mi abbia detto ieri sera, mi ha chiamato e ha detto è entrata stamattina specialmente una persona, è venuta pensando che avremo servizi questa settimana di quei sette suggelli. And they brought a sick child, I believe. And if you're here now, sir, remember, you cannot, your faith will have to go for that child if it's a little infant child. E hanno portato un bambino malato, credo, e se sei qui ora, Signore, ricorda, non puoi, la tua fede dovrà andare a quel bambino, se è un piccolo infante. Well, let me take another scripture, if it's all right. Just all right. Just remember, now in the gospel, we read over in the 16th chapter, I believe, of the Acts, or that Paul and Silas was in prison one night, and they've been beaten because they cast the devil's spirit out of a fortune-telling girl.
Ma ora lasciatemi prendere un'altra scrittura, se va tutto bene, solo un momento. Ora, ricordate proprio, nei Vangeli leggiamo nel 16° capitolo, credo, degli Atti, dove Paolo e Sila erano una notte in prigione ed erano stati picchiati perché avevano scacciato uno spirito maligno da una ragazza chiromante. Ed era lei, i suoi padroni si erano arrabbiati, perciò, e li avevano picchiati, messi nella prigione interna. E allora, quando lo fecero, mentre Paolo e Sila stavano pregando, e Dio mandò un terremoto e scuotendo abbatté la prigione. The sleeping jailer, being a centurion, which to lose his prisoners was to be his own life, but have to pay for the prisoners. Il carceriere di Filippi, essendo un centurione che perdere i suoi prigionieri, avrebbe dovuto pagare con la sua vita per i prigionieri. He pulled his sword and was going to commit suicide when Paul ran forth and said, "Do yourself no harm, we're all here." Estrasse la spada e stava per commettere suicidio quando Paolo corse avanti e disse, "Non farti del male, siamo tutti qui." And this centurion had stayed, some impression they had had about Paul and them. They might have sung hymns, they might have testified or done something. But whatever it was, they know that they were holy men. E questo centurione aveva, diciamo, un'opinione che avevano avuto di Paolo e loro. Potrebbero aver cantato inni, potrebbero aver testimoniato o fatto qualcosa, ma qualsiasi cosa fosse, sapevano che erano uomini santi. They know there was something different about those men because quickly he asked, "What must I do to be saved?" Sapevano che c'era qualcosa di diverso in questi uomini, perché velocemente chiese: "Cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per essere salvato?" Now Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ. Amen. And thy house shall be saved." Amen. Ora Paolo disse: "Credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati." Well, if believing on the Lord Jesus Christ, I don't mean that his salvation would save the house, but if he's got the faith in God for his own salvation, he has the same faith for his house. And his house will have to come in. The same name. Ebbene, ora, se credere al Signore Gesù Cristo, quello non significa che la sua salvezza avrebbe salvato la casa, ma se ha abbastanza fede in Dio per la sua stessa salvezza, può avere la stessa fede per la sua casa, e la sua casa dovrà entrare, vedete, la stessa cosa. Same as Job did, as I said the other night down in Georgia at a meeting. I said, "Job, he said, now I don't know if my children have sinned, but what if they have sinned? And Job had one thing to do to be righteous, that was offer a burnt offering." Lo stesso che fece Giobbe, come ho detto l'altra sera giù in Georgia alla riunione. Ho detto, Giobbe disse, "Ora non so se i miei figli hanno peccato, ma e se hanno peccato?" E Giobbe aveva una cosa da fare per essere giusto, quella era offrire un olocausto. He said he would offer the burnt offering if his children had sinned. Then they would be forgiven of their sin. And it was a good thing that father done it. That's a good thing, father. We need more of those kind of fathers today. And Job offered the burnt offering. That before his tragedy set in. Disse che avrebbe offerto l'olocausto se i suoi figli avessero peccato, allora sarebbero stati perdonati del loro peccato, ed era una buona cosa che quel padre fece. È un padre che pensa bene. Oggi ci serve più di quel tipo di padri. E Giobbe offrì l'olocausto. Quello fu prima che iniziasse la sua tragedia.
But when his children was all killed, and his sheep all destroyed, and all he had taken, he is sitting on the ash heap in back of his house, scraping himself with a piece of crop. Ma quando furono uccisi tutti i suoi figli e le sue pecore furono distrutte e tutto quello che aveva preso era seduto sul mucchio di cenere dietro la sua casa grattandosi con un pezzo di coccio. Did you notice after the days of his tragedy when God began to restore him again where he had 10,000 cattle and so forth, he restored double his sheep and double his money. But did you notice, and God also gave Job his 7 children. Avete notato? Dopo i giorni della sua tragedia, quando Dio iniziò a restaurarlo di nuovo, quando aveva 10,000 capi di bestiame e così via, egli restaurò il doppio e raddoppiò le sue pecore e raddoppiò tutto. Ma avete notato? E Dio diede a Giobbe anche i suoi 7 figli. You ever think where they were at? That burnt offering stood for them. Amen. They were saved in glory waiting for him to come. He's with them today. Avete mai pensato dove si trovavano? Quell'olocausto prese posizione per loro. Furono salvati in gloria aspettando che egli arrivasse. Egli oggi è con loro. Tu e la tua casa sarete salvati, vedete? Ora, Giobbe aveva una cosa da fare per essere giusto, era offrire quell'olocausto. You have one thing to do to be righteous, that have faith in God. Amen. For by faith are you saved, by faith are you healed, Amen. By faith you get everything that you have. Voi dovete fare una cosa per essere giusti, quella è avere fede in Dio, perché per fede siete salvati, per fede siete guariti, per fede ottenete tutto quello che avete. Vedete? It's by faith that you believe. Now, believe on the Lord Jesus Christ and è per fede che lo credete. Ora, credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Now, sir, you got the baby here to be prayed for. You believe yourself. I'm here to put my faith with yours. And we'll believe together that God will heal that baby. Ora, Signore, se hai qui il bambino per cui pregare, credi tu stesso. Sono qui per mettere la mia fede con la tua e crederemo insieme che Dio guarirà quel bambino. Amen. We got in us the power to do that. Amen. You got in you the power to do it. Every Christian's got the power to do it. But now, if we could just get that power is controlled by law, as I've often said, it's like a gravitation controls water. Because it's a law of gravitation that controls water. Vedete, abbiamo in noi la potenza di farlo. Avete in voi la potenza per farlo. Ogni cristiano ha la potenza di farlo. Ma ora possiamo proprio prendere quella potenza e controllata da una legge. Come ho detto spesso, è come la gravità che controlla l'acqua. Perché è una legge. La gravità controlla l'acqua. The sun is controlled by the earth. You can't just make the sun do one thing. That's out. They won't sleep no longer. Hold on now. Il sole è controllato o la terra, il moto della terra. Non potete proprio far fare una cosa al sole, poi dire credo di voler dormire un po' di più. Trattenete un'ora. It won't do it. See? Because there's a law. If you work according to that law, well then everything will be all right. If you go to bed at 9, you can wake up at 9. Non lo farà, vedete? Perché c'è una legge. Se opererete in accordo a quella legge, bene, allora tutto andrà bene. Se andrete a letto in orario, potrete svegliarvi in tempo. And if you, like we got the Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, all those great lakes up here, we got tens of thousands, tens of thousands of acres of ground out in Nevada and California and Arizona and New Mexico. That's burning up for that water.
E se voi, come abbiamo il lago Superiore, lago Ontario, lago Huron e tutti quei grandi laghi quassù, abbiamo decine di migliaia di acri di terreno fuori, in Nevada e California e Arizona e Nuovo Messico, che stanno ardendo per quell'acqua di terra che farebbe crescere di tutto. You feed the whole world out there. If you only had this water up here, down there, and it wouldn't bother that. Potreste sfamare l'intero mondo lassù, se solo aveste laggiù quest'acqua quassù, e non darebbe fastidio perché è alimentato da risorgive. Proprio appena esce, sale proprio di nuovo al livello ancora, perché la gravità la tiene là. Ebbene, ora, se potete operare in accordo alla legge della gravità, potete prendere tutti questi grandi laghi e innaffiare quell'intero paese là fuori e cibare il mondo intero. Nessuno avrebbe fame, ma non potete sedere qui e dire «Sì, lo vedo, certo, dovete farlo!» Ebbene, è allo stesso modo tramite la legge di Dio. La legge di Dio è fede, e abbiamo fede qui stamattina per guarire qualsiasi malattia, per fare qualsiasi cosa, ma è controllata da una legge, e quella legge è fede. La legge di Dio è fede. Gesù disse, qualsiasi cosa desiderate quando pregate, se potete credere di riceverla, potete averla. Eccovi, quindi è la fede che la controlla, e la fede viene data a noi proprio quando ci serve. Now we have to God lost some faith, some another faith. It isn't some great supernatural power that you have, because when you become a Christian, you already have the power. But you lack faith in operating that power. Ora, dobbiamo, Dio stabilisce una fede per alcuni di noi, ad altri un'altra fede. Non è qualche grande potere soprannaturale che si ha, perché quando diventate un cristiano voi avete già il potere, ma vi manca la fede nel far operare quel potere. Amen. Now this morning when you come to be prayed for, remember the Bible has said this. This is true. James 5:14. If there be any among you sick, let them call the elders of the church. Quindi ora, stamattina, quando venite, perché si preghi per voi, ricordate, la Bibbia ha detto questo, questo è vero, Giacomo 5:14, se qualcuno fra voi è malato, chiami gli anziani della Chiesa. Venga unto con olio e si preghi per loro. La preghiera di fede salverà il malato e Dio lo ristabilirà. È una promessa, se lo crederete. Quindi, vedete, la guarigione è stabilita per l'individuo. Era ai giorni di Gesù di Nazareth. Non poteva guarire le persone contro la loro propria fede. Disse, io posso, se credete che sono in grado di far questo, io posso farlo, se potete crederlo. So some people throws a power of healing,
into some of the advances. It's not there. The power of healing is in you. Amen. It's in you. They just put the cart before the horse. The advances doesn't have power to heal. It's the Holy Spirit that has power to heal, and you have the Holy Spirit. Quindi alcune persone gettano la potenza di guarigione in altri, evangelisti. Non è quello, la potenza di guarigione in voi, è in voi. Loro mettono proprio il carro davanti al cavallo. L'evangelista non ha potere di guarire, è lo Spirito Santo che ha potere di guarire e voi avete lo Spirito Santo. And all the things that you have need of is in you. So therefore you just start drinking from God's promise and it's the truth. God said he'd heal me. By his stripes I am healed. E il piccolo albero che siete voi e tutte le cose di cui avete bisogno sono in voi. Quindi, perciò potete proprio iniziare a bere dalla promessa di Dio dicendo è la verità. Dio ha detto che mi avrebbe guarito. Per le sue lividure ho ricevuto guarigione. Eccovi, sapete cosa fate? Iniziate a spingere fuori la guarigione. Ecco tutto, vedete? E allora altri possono vedere quello che voi avete. Ora, ecco cosa, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Potrei piantare fuori quel piccolo albero? Non vedo le mele, ma sono là dentro. Quel piccolo albero sa che sono là, all'interno. Quindi inizia proprio a bere, spingere e spingere, perché sapeva. È in me, lo porterò qui fuori dopo un po'. Dammi un po' di tempo, tienimi solo un po' di tempo. Lui continua semplicemente a bere. Sì, so che le mele sono in me, le porterò dopo un po', e all'improvviso eccole venire. Ecco venire le mele, perché ha creduto che erano in lui. E se voi potete credere che la potenza dello Spirito Santo è in voi per guarirvi, eccovi. Continuate solo a spingere, vedete? Abbiate fede. Non potete vedere subito i risultati. Non lo vedete. James justified Abraham by his works. Paul justified Abraham by his faith. What do we say then between the two? Abraham was speaking on what, Paul was speaking on what God saw in Abraham. And James is speaking on what people saw in Abraham. See? Ora. Vedete, Giacomo giustificò Abramo per le sue opere. Paolo giustificò Abramo per la sua fede. Allora, cosa diciamo fra i due? Abramo parlava di quello, intendo, Paolo parlava di quello che Dio vide in Abramo e Giacomo parlava di quello che la gente vedeva in Abramo. Vedete? Therefore God knows that before the baby come that Abraham had faith, and Abraham proved it to God by acting like he, that the baby was going to come when he was sterile. Ora. Vedete? Quindi Dio sapeva che prima che venisse quel figlio che Abramo aveva fede, e Abramo lo dimostrò a Dio agendo come lui, se quel bambino sarebbe venuto quando era sterile. He had no children. His wife's womb was dead and he was sterile. But yet he knew in there somewhere was the baby. Yeah, but... No
non aveva figli, il grembo di sua moglie era morto e lui era sterile, ma tuttavia sapeva là dentro da qualche parte c'era il bambino. Vedete, continuò a bere la promessa, appoggiato al grande El Shaddai di Dio, il seno, appoggiato là, bevendo, sapendo che Dio glielo avrebbe dato. Sapeva che era una promessa ed egli doveva farlo. E noi siamo figli di Abramo, quindi appoggiamoci alla sua promessa e là teniamo duro, sapendo che Dio lo farà. Ha detto così. Lo credete ora? Allora, i malati che vogliono si preghi per loro, si allineino qui da un lato o dall'altro. E se avremo l'anziano qui e li ungeremo con olio, pregherò su di loro e crederemo che Dio sanerà ognuno di loro, se voi potete credere. Katie, where are you at? Come around on this right-hand side, that's good. And I want you to play Only Believe. While they're coming, let's us bow our heads and rest the audience. Let's be in prayer for these people who are coming. Teddy, dove sei? Vieni da questa parte destra. Va bene. E voglio che suoni Sol Abi Fe. E mentre vengono, chiniamo solo i nostri capi, il resto dell'uditorio, e stiamo in preghiera per queste persone che stanno venendo. Our Heavenly Father, we bring you this morning in the name of Christ, these poor, sick, suffering humanity that's in this terrible, disastrous condition. Nostro Padre Celeste, portiamo a te stamattina nel nome di Gesù Cristo questa povera umanità malata, sofferente, che è in questa condizione terribile, disastrosa. I believe you, Lord. I know that your words are true. They are so true. They cannot fail because they are God's eternal and everlasting word. Ti credo, Signore, io so che le tue parole sono vere, sono così vere, non possono venir meno perché sono la parola eterna e perenne di Dio. They are all powerful like God is because they are part of you. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sono onnipotente come Dio perché sono parte di Lui. Al principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. And the Word became flesh and dwelt among us. Now we believe that, Lord, with all our hearts, with all our soul, with all that's inside of us, we believe it. E la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. Ora lo crediamo, Signore, con tutti i nostri cuori, con tutta la nostra anima, con tutto quello che è in noi, lo crediamo. E ho provato in un modo semplice, infantile, a presentarlo alle persone affinché possano comprendere e sapere che la potenza di Dio si trova dentro di loro, se solo possono avere fede e seguire gli ordini di Dio. That's how they were saved. They come and repented of their sins and was baptized in the name of Jesus Christ, according to the Bible of Acts 2. Just as that, because it's God's word made manifest.
Ecco come furono salvati. Vennero e si pentirono dei loro peccati e furono battezzati nel nome di Gesù Cristo, secondo questa Bibbia, Atti 2. E poi Pietro disse che riceverete il dono dello Spirito Santo, ed eccolo venire proprio esattamente, perché è la parola di Dio resa manifesta. Well, the same thing, Father, we know is true when we anoint the sick with oil and pray over the prayer of faith shall save the sick. God shall raise him up. Ebbene, ora la stessa cosa, Padre, sappiamo essere vera quando ungiamo i malati con olio e preghiamo. La preghiera di fede salverà il malato. Dio li ristabilirà. Thank God. Dio possa ognuno lasciare questo altare attorno a questo luogo stamattina così felice e gioiendo, sapendo che Dio li ha guariti. Vai e sii sanato, perché li affidiamo a te ora nel nome di Gesù Cristo. Possa ognuno essere guarito e afferrare la visione. Cosa significa? Come Abramo chiamò quelle cose che non sono come se fossero. Non importa quale sia il risultato, quello non ha niente a che fare con la fede. I risultati non sono nulla. La fede ha già fatto presa, e la fede è la sostanza di cose che si sperano e l'evidenza di cose che non si vedono. Dio possa scendere a fondo nei loro cuori, perché hanno bisogno di te. Io vado come tuo umile servitore per stare qui con gli altri servitori e pregare Dio di presentare i nostri cuori per queste persone malate. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno ha detto che il fratello Esther Biller è nell'edificio e credo che ci sia un altro ministro qui che ha guidato la preghiera stamattina. Vorremmo chiedere a tutti i ministri qui, qualsiasi cosa siano, se salireste quassù e stareste insieme a noi attorno a questo altare solo un momento, poco tempo, per favore, fratelli. Gli uomini, fratello Bean, grazie. Salire proprio e state qui attorno all'altare, così potremo pregare con queste persone, imporre le mani su di loro. Ora, mentre suonano il cantico e i ministri stanno prendendo posto qui, così noi ognuno possiamo imporre le mani sui malati. Vediamo scendere di là del monte lontano. Vedo un uomo arrivare. Non era affatto diverso da qualsiasi altro uomo. Era proprio un uomo comune, piuttosto piccolo nel corpo, piuttosto fragile.
mentre lo vediamo guardare i suoi occhi verso una scena che avviene nella valle, erano i suoi apostoli. Laggiù avevano un ragazzo che aveva l'epilessia e senza dubbio stavano dicendo: guariscilo, Signore, guariscilo! Ma vedete, solo dire guariscilo, Signore, guariscilo, non lo farà. Quello proprio non lo farà. Ci deve essere qualcosa dietro quel guariscilo, Signore, guariscilo. Vedete? E se posso farvelo credere e crederlo con tutto il cuore, sarete guariti se vi porterò a vedere davvero la visione. Ora guardate, quei discepoli stavano là, forse scuotendolo, forse spingendo più forte. Credilo, fratello, credilo, alleluia, credilo, guariscilo, Signore, guariscilo. Ma il diavolo rimaneva proprio là, perché non poteva trovare abbastanza fede da farlo andare via. Ma ecco scendere uno dalla collina, e appena quel diavolo riconobbe che quello era un po' diverso dagli altri uomini, vedete, ora, quello è il tipo di uomini che vogliamo qui, come il nostro Signore Gesù, sì. Solo non venire per uno show, ma venire, amare il nostro Dio, sapere che siamo stati incaricati di andare a fare questo. Questa è la nostra commissione. Allora, quando egli si avvicinò al Padre, penso che questo è da dove fu scritto questo cantico composto dalla parola. Egli disse: Signore, abbi misericordia di mio figlio, perché è molto tormentato da un diavolo. Disse: lo getta nel fuoco e si strugge, e così via. Egli disse: l'ho portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo. Ma io ho pensato, egli disse, io posso se tu lo crederai. Ora ho potere in me, disse, per farlo se tu puoi crederlo. Dio lascerebbe quella gente piena di cancro che è posta qui stamattina, che è piena, costretta a letto con il cancro e leucemia, malattia, afflizione, guarirebbe Dio loro e passerebbe oltre a te? Non è probabile, no, vedete, ora, egli non fallisce. Io posso se tu credi. Cosa disse egli?
perché tutto è possibile. Ora, fratello Tyler, sali. Ora, sol a bife. Sol a bife. Ora, mentre prego, voglio che imponiate le mani sulle persone. Qualsiasi cosa gli serva, e proseguite dritti lungo la fila. Fratello Neville, tu ungi con olio e i fratelli. Voi ognuno nell'uditorio con i capi chini ora, tutti profondamente in preghiera. Sol. Signore, abbi misericordia, prego e guarisci queste persone tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù di Nazareth. Così tanti lungo la fila li osservavo per vedere la loro reazione di com'erano, vedere come reagiscono all'azione. Vedete, c'è una cosa simile ad un'azione. Si sono alzati e sono venuti avanti. Un'altra cosa è come reagiscono a quell'azione che hanno fatto dopo essere arrivate al punto di credere che quando si prega per loro saranno guariti. Allora guardate la reazione della loro azione. Ora, il nostro pastore ha un buon messaggio per noi. Sono certo, stamattina, una sola cosa vorrei commentare, solo un momento. Era una ragazza cattolica qui vicino all'altare. Alcuni giorni fa era a casa mia, lei e suo marito. E conosco suo marito da tempo e c'era qualcosa in merito a quando eravamo seduti per il colloquio privato. Ecco dove abbiamo avuto la visione. Ecco dove noi ero solito tenerlo qui in chiesa, ma occupava proprio il mattino e così via. E quindi è stato là dentro. Non ho mai detto nulla, essendo una ragazza, un'altra cosa cresciuta sempre in una chiesa cattolica e così via, ma lei era venuta a parlare per sua madre e in quel momento ho visto una visione di sua madre. Of course, she was judged that.
Le dissi qual era il problema di sua madre e, descrivendola, e che aspetto aveva sua madre, certamente lei era giudice di quello, se fosse giusto o meno. Non ho mai visto sua madre in vita mia. Lei lo sa. E la ragazza stamattina è venuta qui all'altare ed è rimasta per fare una confessione e accettare Cristo come suo Salvatore. L'ha fatto stamattina all'altare. Il fratello Neville, non sapendo la unta con olio, come Dio opera, ungendola con olio per i malati, ma osservate il movimento dello Spirito Santo. Ora, essendo che era unta, davvero non malata, ma unta, vedete come fa operare tutto bene? Lei ora ha preso posizione come una cristiana, dopo essere diventata quello che noi crediamo essere una cristiana. Ora ha detto, pregheresti per mia madre? È malata. È la stessa, quindi l'olio dell'unzione è stato applicato prima. Ho pensato quanto appropriato che, vedete, qualcuno appena salvato. Cristo ha preso posizione per tutti noi. Egli prende posizione per tutti. E appena questa ragazza è diventata una cristiana, allora lei vuole prendere posizione anche per qualcun altro, mostrando che lo Spirito di Cristo entra in noi quando siamo davvero salvati. Ora, quello è davvero buono. Io certamente lo apprezzo, quel buono spirito cristiano del credere. Ora ricordate soltanto, ora per questa giovane signora è qui da qualche parte, per un'altra donna cattolica che è entrata, e mi piacerebbe dire queste parole appena prima di volgere il servizio al nostro pastore, vedete, è questo. Now, the Catholic Church was one time like this church. If you go back and read the Bible, which we believe and do know that the Catholic Church was the first church, that is true. Ora, la Chiesa Cattolica una volta era come questa Chiesa. Se tornerete indietro e leggerete la Bibbia, che noi crediamo, e sapete che la Chiesa Cattolica era la prima Chiesa, quello è vero. But it got away from its teachings. This was the teaching of the Catholic Church. But you see, they got 600 and some other books that popes and so forth has written. It's just as holy to them as this Bible. Ma si è allontanata dai suoi insegnamenti. Questo era l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Ma vedete, hanno 600 e più altri libri che hanno scritto i papi e così via, che sono proprio tanto santi quanto questa Bibbia. So see what this is. You haven't changed. What you've done, you've just been converted. See? Now, if you take, of course, I guess maybe some of you
there are this morning with women. There might be some Catholic man sitting here. Quindi vedete di cosa si tratta. Voi non siete cambiati. Quello che avete fatto, siete solo stati convertiti. Vedete? Ora, se prendete, certamente immagino che forse alcuni di voi, quelle due stamattina erano donne, ci potrebbero essere degli uomini cattolici seduti qui. If you go back to the history of the church, if you might have... Se tornerete alla storia della Chiesa, se poteste chiedere al vostro sacerdote, l'azione di questi discepoli qui nella Bibbia era quello il modo in cui erano i primi cattolici? Lui dirà, sì, ed è vero, lo erano. Ora loro, guardate che tipo di religione avevano. Si incontravano in un luogo piccolo, semplice. Non dissero mai Ave Maria o Padre nostro. Quella è una tradizione della Chiesa. Cosa dissero loro? Lodavano Dio, gridavano, piangevano. Guardate qui in Atti 2, quando il santo apostolo Pietro e Giacomo e Giovanni e tutti erano insieme, la Bibbia disse che parlarono in lingue. E gridarono e agirono anche così, così pieni dello spirito, che agirono come se fossero ubriachi, e al punto che il mondo esterno chiese, non sono tutti questi ebri? E allora Pietro l'Apostolo, il santo San Pietro, quando si alzò e disse, uomini e fratelli, questi non sono ebri, ma sono pieni di spirito, come la Bibbia disse che erano. Ora, quella era la prima Chiesa cattolica secondo il loro insegnamento. Ora, vedete, dopo circa 200 anni, i dignitari hanno iniziato ad entrare nella Chiesa. Allora cosa fecero? Fecero la prima organizzazione al Concilio di Nicea, 606 dopo Cristo. Fecero il loro, quando fu tenuto il concilio di Nicea, a Nicea, Roma, iniziarono a far entrare tutti i grandi dignitari e loro formarono una chiesa e fecero una chiesa. Dopo di ciò si spezzò quattro o cinque volte, andarono da quello al vescovo, dal vescovo al papa, e da quello a quel punto venne la greca ortodossa e le diverse altre, finché si divisero proprio fino al punto in cui oggi la vedete, e proprio in ogni tipo di divisione. Ma
Ma quello che cerchiamo di fare, mio amico cattolico, vedi, anche noi siamo cattolici, siamo la prima, la cattolica del principio, e la Chiesa in cui ora ci definiscono, la maggior parte, si riferiscono a noi come pentecostali perché crediamo nella benedizione pentecostale. Ecco dove fu organizzata la Chiesa Cattolica, e nelle nostre organizzazioni di Pentecoste oggi, se questo mondo rimanesse altri 500 anni ancora, questa organizzazione pentecostale sarebbe più formale di com'è la Chiesa Cattolica Romana oggi. Sta proprio allontanandosi allo stesso modo, e quando si organizzano ne fanno una loggia e poi diventano proprio una loggia e membri e anime inconvertite. To my precious dear brothers and sisters, to all of you, as a servant of God, I never say I am born of work in this church, I never say, but as a prophet of the Lord, I say to you, this is the life, walk ye in. Ai miei preziosi, cari fratelli e sorelle, a tutti voi, come servitore di Dio, non l'ho mai detto prima al mondo in questa chiesa, non l'ho mai detto, ma come profeta del Signore vi dico, questa è la luce, camminate in essa.